Ciao, bentornati sul mio canale. Eccoci con un nuovo video da Chiang Mai. Oggi faremo visita al tempio Doi Sade. Come sempre, non dimenticatevi di iscrivervi al canale, di mettere un like e di cliccare sulla campanella per rimanere aggiornati sull'uscita di nuovi video. Grazie. Il tempio viene genericamente chiamato come Doi Sade. In realtà questo è il nome della montagna su cui è ubicato. Il suo vero nome sarebbe il Wat Fredat e si trova all'incirca a 15 km dalla città di Chiang Mai. Secondo la leggenda, nel corso del XIV secolo un monaco buddista di nome Sumanathera ebbe un sogno nel quale gli fu detto di cercare delle reliquie del Buddha in loco. Il monaco, recatosi a Pang Cha, trovò la reliquia. Quest'ultima, secondo Sumanathera, aveva poteri magici, decise così di portarla al cospetto di re Dharmaraya, sovrano del regno di Sukhothai. Questi, non convinto della versione del monaco, disse a Sumanathera che poteva tenerla per sé. A differenza di Dharmaraya, re Nunaone del regno Lanna, chiamò a corte il monaco. Il sovrano decise di custodire un pezzo della reliquia in un tempio a Suandok, mentre l'altro pezzo più piccolo fu applicato all'ornatura di un elefante bianco, lasciato poi in libertà. La leggenda racconta che l'elefante bianco andò sulla sommità del Doi Sade e, dopo aver emesso 3 barriti, morì all'istante. Considerato un segno divino, il sovrano fece costruire un tempio proprio nel punto in cui l'elefante andò a morire. Il Wat Fredat è un complesso di templi eretti intorno ad un favoloso che è di placcato d'oro massiccio alto circa 24 metri. Questo maestoso stupa, nelle giornate di sole, risplende come un faro e si può scorgere da parecchi chilometri di distanza. All'interno, lungo le sezioni concentriche che contraddistinguono la pianta architettonica del complesso, è possibile ammirare tutto ciò che caratterizza il buddismo thailandese di scuola Theravada. Altari, pinnacoli, piccoli tempietti votivi e soprattutto una profusione di statue di Buddha di tutte le dimensioni e posizioni immaginabili. Alcune di queste sono molto antiche. Intorno al Kedi è possibile ammirare 4 splendidi ombrelloni cerimoniali, anch'essi d'oro, aggiunti nel XVI secolo. Le loro aste sono oggetto di un culto particolare. I pellegrini le ricoprono di sottili lamine d'oro e così pensano di ricavarne qualche merito per la vita futura. Tale abitudine ha finito per sformare grottescamente i contorni di questi magnifici manufatti, un po' come avviene in Myanmar per tutti gli oggetti che hanno un benché minimo valore religioso. Il tempio è frequentato soprattutto dalle persone che hanno un duplice intento: vengono a pregare e mentre ne hanno l'occasione chiedono qualche grazia. Gli altari con le bacchette d'incenso non si contano, sono dappertutto. Così come i contenitori votivi dentro cui depositare i fiori del loto, altro oggetto cerimoniale molto utilizzato da queste parti.
Il tempio è aperto ogni giorno dalle 5 alle 21, e il biglietto d'ingresso per gli stranieri è di 30 baht, per i thailandesi invece è gratuito. Siamo arrivati alla fine di questo tour al Tempio Doi Sadep, ci rivediamo in un nuovo video. Ciao!